preventivo all'articolo 8 si inserisce appunto un principio indipendentemente dalla concessione del marchio di qualità ecologica dei prodotti cosmetici. E chiudo sottolineando che il principio adottato in materia di sanzioni e di controlli è lo stesso che è stato applicato ed utilizzato per quanto riguarda ad esempio il caso dei sacchetti di plastica, quindi per omogeneità abbiamo suggerito e suggeriamo all'Aula di approvare la riformulazione in questi termini. Grazie. Allora, il Governo. Parere conforme a quello della relatrice. Grazie. A questo punto, 8.050 Realacci, chiedo al Presidente Realacci se accetta la riformulazione, prego. Grazie Presidente, accetto la riformulazione e intervengo su questo emendamento. Questo emendamento, lo dico a lei e lo dico ai colleghi, come ha spiegato anche la relatrice Gadda, completa in parte la missione di questo provvedimento. Questo provvedimento ha un senso, quello di sottrarre alla decisione autonoma delle singole case produttrici l'indicazione di un marchio ecologico. Con questo provvedimento noi indichiamo dei criteri pubblici, trasparenti, rispetto a un'industria che ha una grande importanza dal punto di vista economico, ma anche un grande impatto sulla salute dei cittadini e sull'ambiente. In particolare il provvedimento è legato alla tutela del mare e l'impatto che questi cosmetici hanno sul mare. Come è stato spiegato, mentre per quanto riguarda il marchio è una scelta volontaria da parte delle case produttrici, per quanto riguarda le microplastiche, spiego al collega Longo che prima sollevava il problema che le microplastiche sono particolarmente pericolose, ovviamente tutta la plastica dispersa nell'ambiente è un problema serio, quest'anno l'ONU ha dedicato una giornata a questo tema, Ban Ki-moon ha fatto degli interventi, come sappiamo ci sono nel mare Mediterraneo e anche negli oceani aree che sono considerate delle vere e proprie isole galleggianti composte dalla plastica, ma le microplastiche hanno un impatto particolare perché penetrano in maniera più profonda nella catena alimentare, vengono prodotte migliaia di tonnellate. Con questo emendamento l'Italia sarà il primo paese europeo, assieme agli Stati Uniti, però gli Stati Uniti verificheremo poi come sta andando, a indicare un punto in cui le microplastiche saranno vietate. Voglio dire anche un'altra cosa, l'industria cosmetica in Italia è molto importante, è un'industria che ha un forte export, pochi lo sanno ma noi produciamo il 60% del make-up del mondo, no? E se vogliamo mantenere questa nostra forza dobbiamo scommettere sul futuro. Noi riteniamo che questo provvedimento serva non solo a tutelare l'ambiente e la salute, ma anche a tutelare le nostre attività produttive, che sono forti quando sono competitive perché sono avanti agli altri. Io so che le industrie stanno già lavorando in questa direzione, adesso sanno che c'è un indirizzo chiaro da parte delle istituzioni e della politica che dice dal 2020 le dovete togliere. Collega Busto. In effetti dal 2017 al 2020 si può discutere, insomma, non è tanto la data un poco più in là, un po' più in qua, però vorrei riflettere sulla ratio, nel senso, sull'olio di palma si è detto che manca la possibilità di bandirlo perché c'è un organo interno che viene definito nella proposta di legge che valuterà se l'impatto ambientale è tale per cui può essere escluso. In questo caso invece viene escluso a priori anche al di fuori dell'ambito della proposta. Io lo sposo completamente la logica, però vorrei far notare che da un punto di vista tecnico le due cose sono esattamente le stesse. L'olio di palma è un problema di sistema produttivo che crea un impatto ambientale diretto e indiretto dall'altra parte del mondo difficilmente calcolabile e quindi difficilmente valutabile, perché sta dall'altra parte.